Organizzato per martedì una caccia al tesoro. Oh. Forza, muovetevi, è ora di andare. Su. Sì, vogliamo andare adesso, Miss Matthews? Salve, Miss Matthews, ho messo la sua cartella sul sedile davanti. Con la serratura in alto, spero, coraggio. Salite, presto. Ciao, mamma. Ecco qua. Ciao, tesoro. Dirai a zia Rose che non posso mangiare il latte alla portoghese? Sì, tesoro, certo, le telefonerò. Glielo dirò io quando arriveremo, ora sali. Ecco fatto, Filippo. Emma? Arrivederci. Farai attenzione a Filippo, vero? Sì, mamma. Arrivederci. Ciao, mamma. Divertitevi. Arrivederci. Oh, non ci posso credere. Pensa, non vedrò Miss Matthews per due intere settimane. Oh. Mi sveglierò e mi accorgerò che è stato solo un bel sogno. Ha telefonato il vicario, milord. Mi ha detto di darle gli argomenti per domenica. Eh? Deuteronomio e Matteo. Mi ha detto di assicurarle che sono brevissimi. Grazie, Seller. Le chiedo scusa, milord. Che c'è, Seller? Ha finito di leggere il Times? Sì, credo, perché? Allora, le dispiace se lo prendo io. Ma che cosa ti serve per accendere il caminetto? Perché vuoi accenderlo? Fa già abbastanza caldo, no? No, milord, vorrei fare le parole incrociate. Ah, capisco, è nel mio appartamento. Non le sembra un po' strano se il suo maggiordomo le chiede in prestito il Times di venerdì mattina? Non è nemmeno il mio giorno di uscita. Sì, infatti, ma non ci avevo pensato. Mi scusi, milord, ma abbiamo tenuto una riunione e abbiamo deciso che occorre più personale. Beh, lo sai, Nelly, io non ho nulla a che fare, non sono io che vi impiego. Parlatene al governo. Lo sai qual è l'ufficio? Sovrintendenza, come si chiama? Sì, milord. Dov'ero rimasto, Seller? Ah, sì. Perché vuoi fare le parole incrociate? Ti annoi? A morte, milord. E perché non la vuoi? Perché non ho niente da fare. E perché? Ho già pulito l'argenteria. E non ho più nulla da fare fino all'ora del tè. Ah, sì. E così, milord, penso di costituire uno spreco di denaro. Non credo che lei abbia bisogno di un maggiordomo. Oh. Non vorrei sembrare impertinente. E allora cosa vuoi sembrare? Beh, vede, milord, lei non è un contemporaneo. Ma che cosa vuoi dire? Lei non è moderno. Vuoi dire che sono un rudero? No, solo tradizionalista. Da quando la sua famiglia ha abitato qui c'è stato un maggiordomo. Ma adesso non ne ha bisogno, se ne rende conto, milord. Non ho niente da fare, sinceramente. Però... Però che cosa? Mi sentirei più felice se si liberasse di me. O se mi riducesse la paga di 3 sterline.
Ciò che stai dicendo, in effetti, è che io sono all'antica, sorpassato e attaccato a un tenore di vita che ormai sta di muffa. No, no, non dicevo questo. Ebbene, ti sbagli. Questa casa e queste terre nominalmente sono mie, ma io le considero come una piccola fetta d'Inghilterra da custodire. Non soltanto per mio figlio, ma per il futuro. Oh, ma ci deve essere un errore, vero? E lo faccio nel modo più moderno e più commerciale possibile. La tenuta rende, i prodotti dell'orto rendono i polli e perfino i souvenir, sai. Sì, questo lo capisco, milord. E se ti tengo è perché so che il pubblico pagante che circola in questa casa a 2 scellini e 6 pence a testa, pari a mezza corona, è molto più eccitato alla vista di un vero maggiordomo che a quella dell'autentico Rembrandt che è in cima allo scalone. Come vedi sono estremamente moderno e un ottimo affarista. E per dimostrartelo ti ridurrò il salario di 3 sterline a partire da lunedì. Ah, eccole gli spiccioli per oggi, signora Miller. Grazie. Mezze corone, 2 scellini. Celia, ci sono da portare i funghi alla stazione oggi. Saranno imballati per le 4. Molto bene. Caro, c'è qui il tuo caffè. Ah, grazie. Celia, quante mezze corone ci sono in 3 sterline? Molte, milord, molte. Mi stavo domandando. Che cosa, mia cara? Credi che con un po' di diplomazia potrei convincere Celia a dare lezione ai ragazzi? Dare lezione ai ragazzi? Mm-hmm. Sei forse impazzita? Sono dalle 9:30 alle 12. È un maggiordomo, non una governante. Sì, ma se accetta faremo a meno della governante. Potrei cavarmela benissimo se non fosse per le lezioni. Vorresti disfarti di Miss Matthews? Sì. Lo sai che ti dico? Che cosa? Vorrei fare una dichiarazione. E cioè? Ti adoro. Davvero, caro, ne sono felice. E questa è l'idea migliore che tu abbia mai avuto. Certo, dovremmo dargli qualche cosa in più, immagino. Gli daremo 3 sterline in più alla settimana. Beh, allora, provi? Oh, sbarazzandoci di Miss Matthews e vendendo il televisore, torneremo a un sistema di vita civile. Peccato che non si possa vendere Miss Matthews. Ma Sellers accetterà? Oh, certamente, se io e i ragazzi lo circuiremo. Allora penso che accetterà. Caro. Cosa? Mi permetti di circuire un po' qualche te? Molto strano che tu mi avverta. Circuisci? No, sei così buono con me. Cosa stai leggendo? Stavo cercando una certa poesia. Di chi? Handlin. Perché? Guarda fuori dalla finestra e saprai perché. Ho sempre desiderio di leggerla in questa stagione. Ecco, ascolta. Ed è una primavera... Un momento, cara, è una storia molto lunga. No, 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 è brevissima. Ed è una primavera con suoi sogni di speranza. C'è un risveglio nel sangue. Oh, inquietudine ardente di sete d'affetto. La vita ovunque sboccia. E il mio cuore, pieno d'aprile, mi rompe dal vento. Beh, è il 9 maggio. O almeno è la data che scriverò sul tuo assegno. Caro, chi ha mai parlato di assegno? Tu, amore, l'inquietudine ardente di sete d'affetto può significare soltanto una cosa. Nuovi vestiti. Oh, quanto sei intelligente, tesoro. Al contrario, tu sei intelligente. E va bene, è primavera. È proprio una stagione turbolenta. Ovunque la vita riprende. Nuovi nidi e erba tenera. È roba che fa sempre effetto. Sì. Ti avverto, mia cara, più diventi vecchia, più effetto ti fa. È una stagione pericolosa, quindi state... Tesoro, non volevo un assegno, onestamente. Desideravo solo spendere un po' dei soldi dei miei funghi. Non voglio che tu accetti denaro da altri funghi oltre me. Vieni. Hai scritto con affetto sopra la tua firma. Non fa niente, lo pagheranno lo stesso. Oh, eccoli che arrivano, ridendo e schiamazzando. Targendo torsoli di mele e gusci di noci dappertutto. Oltre alle carte delle caramelle. Ora torniamo nel salone d'ingresso. I 2 caminetti che vedete sono anch'essi di Robert Adam. Il tavolo al centro è francese, mentre il piano di marmo intarsiato è italiano. Fu regalato da re Luigi XIV a un componente della famiglia. Ora vi prego seguirmi verso l'ala ovest. Questa è la stanza da letto ufficiale. Il letto a colonne fu disegnato appositamente. Giorgio IV vi dormì quando era principe di Galles. Il camino è di Robert Adam. Ora passiamo nella stanza etrusca. Le superlettili di questa stanza sono di provenienza etrusca. Oh, Rose, stavo dimenticandomi. C'è un odio contro il latte alla portoghese. Sì. Va bene, cara. Sì? Sì. Sì, Rose. Sì, Rose, arrivederti, cara. Oh.
Mi scusi, forse la mia è un'intrusione. Già, è così, non crede? Sa, facevo il giro della casa ed ero molto assorto in questo libricino. E avrei dovuto proseguire, invece mi sono sbagliato e sono entrato qui. Beh, aprire una porta con su scritto privato non lo chiamerei uno sbaglio, bensì una violazione. Non mi processeranno, spero, poiché in tal caso mi difenderò, dato che sulla porta non c'è alcun cartello. Oh, sì, che c'è? Oh, le domando scusa, io... No, sono io che le chiedo scusa, madame. Qualcuno deve averlo tolto di là. Sì, madame. Guardi, è in Francia, non in Inghilterra che si usa il madame. Negli Stati Uniti facciamo un po' di confusione con i titoli di oltreoceano. E adesso volete così gentile di rimetterla a posto? A posto che? Il cartello che ha tolto dalla porta è lì, sul pavimento. Oh. Deve essere caduto. Sciocchezze, è lei che lo ha messo lì. Ed ora esigo una spiegazione. È molto semplice. Come le ho detto, ho passato un'ora stupenda visitando la sua bella casa. Vuol dire il mio domicilio. Non si può chiamare casa un posto dove la gente pagando solo mezza corona può girare liberamente. Quindi, non contento di vedere le stanze pubbliche, ha voluto visitare anche quelle private, così? Diciamo solo che ero curiosa di vedere chi ci abitava. Beh, oggigiorno purtroppo la casa per un inglese non è più il suo sacrario, è la sua rendita. E non è bello, sa, che lei ne approfitti? Sì, madame. No, madame. Non volevo contraddirla, ma mi sono ricordato che non devo chiamarla madame. Beh, non si preoccupi, non è importante. Grazie. Lei è Lady Ryall, vero? Sì. Sono lieto di conoscerla. Lietissima. Sì, non poteva essere altro. Perché? Perché è perfetta per la parte. Oh, non vorrà mica dirmi che è un cinematografaro, per caso. No, grazie al cielo, sono un petroliere. Allora è un miliardario. Per essere sincero lo sono. Oh, beh, perché non si siede? Grazie. Mi dica, perché era così sicura che fossi un miliardario? Pare che tutti gli americani che conosco lo siano, specie quelli petroliferi. Speravo di far l'effetto. Beh, in tutta franchezza un po' me ne ha fatto. E sento un po', è miliardario da molto tempo? Onestamente sì. E scusi, perché mi trovo perfetta per la parte? Beh, lei è fredda, elegante, così a suo agio. E poi... E poi che cosa? È molto attraente. Suppongo che lei sia miliardario perché sa amministrare bene i suoi soldi. Vuole sfruttare al massimo la sua mezza corona, non è vero? Sono americano, dico ciò che penso. Ma esita prima di dirlo. Un francese non avrebbe certo esitato. E un inglese? Oh, un inglese non l'avrebbe mai detto. Un inglese non direbbe mai ad una donna sposata che è attraente? Oh no, non voglio dire questo, solo che in genere lo dice prima al marito. E che scopo ha? No, sa che il marito lo dirà alla moglie. Sai cosa mi ha detto il vecchio Giorgio ieri sera dopo cena, mia cara? Mi ha detto che ti trovava attraente. Io ho detto molto attraente. E così la moglie è incuriosita e alla prima occasione che suona con Giorgio cercherà di farglielo ripetere. Beh, è un approccio tortuoso, ma niente male. È molto efficace, almeno così dicono. Ma io non conosco suo marito. E poi non mi chiamo George, ma Charles. E lei? Hilary. Hilary? Ma è un nome da uomo e lei non ha nulla di mascolino. Charles, e poi? Delacroix, D-E-L-A-C-R. Oh, sembra francese. Lo è, infatti. Era Delacroix, C-R-O-I-X, ma... Noi americani siamo semplici e quando vediamo una X alla fine di un nome la pronunciamo. Mio nonno però trovava che della quax dava l'impressione di una gallina che facesse l'uovo e la eliminò. Era nato in Francia, Arthur. Oh, ma che strano. Lo sa che anch'io avevo un nonno francese che era nato Arthur. Forse siamo cugini. No, ne dubito. Suo nonno era sicuramente nobile, il mio era ciabattino. E adesso lei è miliardario e io una coltivatrice di funghi. Ah beh, ecco lì, il mondo è stato così. Beh, è un po' presto per offrirle una tazza di tè. Posso offrirle qualcosa da bere? Veramente non vorrei nulla, ma se accettare significa che sono suo ospite e non più un intruso, allora senz'altro. Sì, ma forse preferisce fare da sé? Va bene, grazie.
Penso sia una cosa alla quale è abituato. Fare da sé, voglio dire. È una critica o un complimento? Lei cosa pensa che sia? Al mio paese lo considererei un complimento. Qui forse è una critica. E se non le dispiace che glielo dica, è un vero peccato. Beh, vede, non sono in condizione di discutere, considerando l'ingiusto e sproporzionato valore relativo che esiste tra funghi e petrolio al giorno d'oggi. E non faccio apprezzamenti sulle abitudini inglesi. Oh, le chiedo scusa. È solo che trovo difficile accettare certe abitudini di questo paese. Mi sono abituato a non avere ghiaccio nell'isti, ma... Oh, che sciocca! Non importa, veramente non importa, le assicuro. Non mi lamento finché non mi brucia la lingua. Mi dispiace proprio molto, mi creda. Vuole che le combini qualcosa da bere? Ma a sentirla ti direbbe che lei voglia drogarmi. A volte sono convinto che la più grande barriera fra i nostri due paesi sia la lingua che abbiamo in comune. Posso servirle da bere? No, grazie. Mi dica, perché coltiva funghi? Per fare manicaretti? No, per fare soldi. Ah, e li fa? Oh sì, è divertente, no? Fare soldi, voglio dire. Dove vive lei? Ho una casa a Long Island, ma vi abito solo 3 mesi all'anno. Ah, eccola di nuovo, chiamare casa un domicilio. Non può essere una casa se ci abita solo 3 mesi all'anno. In fondo ha ragione. Ed è divorziato. Sì, lo sono. Se non lo fossi, forse avrei una casa anziché un domicilio. Perché era così sicura che fossi divorziato? Perché lei è perfetto per la parte. Oh. E scommetto che visita uno psichiatra, che prende tranquillanti, che è terrorizzato dall'ulcera e mangia troppa insalata. Relazione di Lady Ryle sulle attività dell'uomo americano. Lei inoltre è abbonata a selezione, è socio del tennis club, ha lavorato per pagarsi l'università oppure ha vinto una borsa di studio. No, ho lavorato per pagarmi gli studi, ero cantante, lo creda o no. E giocava da mediano nella squadra di calcio. Esatto. Ed era nei Marines durante la guerra. No, nell'aviazione. Era finita da maggiore generale. Sbaglia di nuovo, ero colonnello, nient'altro? Sì, lei chiama sempre la sua ragazza dolcezza o tesoro. Quando è il mio turno di dire scortesia? E non si sente ben vestito se non ha una macchina fotografica a tracolla. Vuol dire come un inglese con il suo ombrello? È una questione di clima. Non vorrà dirmi che quei cosi sono fatti per essere aperti. Pensavo che servissero solo a chiamare i tassisti. Oh no, li apriamo a tutti gli avvenimenti sportivi e quasi sempre i matrimoni. Perché piove qui? Va bene, sarò leale. Ora tocca a lei. Essere scortese, voglio dire. Coraggio, dica. Vediamo. Direi che lei è figlia unica, molto viziata. Fu chiamata Hillary perché i suoi rimasero delusi perché volevano un maschio. Ho 3 fratelli. Ah, l'hanno vittata loro. Beh, mi prendevano in giro, mi toglievano tutti i miei risparmi, mi picchiavano e poi mi hanno convinto che Papà Natale non esisteva. E io invece li adoravo. Io mi chiamo Hillary come uno zio che doveva nominarmi suo erede, ma che non mi lasciò un soldo. E portava la macchinetta ai denti e nessuno la guardava finché non fu eletta reginetta della scuola. No. Ma non le importava perché il suo desiderio era di andare ad Oxford. No, a Cambridge. Dove si è laureata in storia e a colazione legge trattati scientifici. Sì e no. Come sarebbe sì e no? Beh, sì, perché sono laureata in storia e no, perché a colazione leggo il rotocalco, generalmente. E chi altro legge? Di tutto, dalla poesia ai libri di cucina. Ed essendo romantica, preferisce la poesia? Non sono romantica, sono positiva. Perché scuote la testa? Perché io credo solo all'evidenza. E quale sarebbe l'evidenza, secondo lei? I suoi occhi. Detto molto bene. Credevo volesse essere scortese con me. No. Lei è una romantica al 100%. Oh, beh. Dica, capita mai a Londra? Ogni settimana. Vuol fare colazione con me? No, grazie. Perché? Perché in genere mangio un sandwich dal parrucchiere. Che tipo di sandwich preferisce? Salmone affumicato. Se ne portassi un po' dal parrucchiere, potremmo fare un picnic? No, grazie. La disturbo, Milord. Sì, terribilmente. Oh, mi dispiace. Ora ho dimenticato quanto fanno 143 ingressi. Quanto fanno 143 mezze corone, Stella? Secondo me 17 sterline, 17 scellini e 6 pence. Potrebbe ascoltarmi un minuto, Milord? Anche secondo me. Quindi forse è esatto. Beh, che c'è, Stella?
Come le ho già detto, milord, io non ho niente da fare. E il romanzo che scrivevi, perché non ci lavori? Mi sono arenato, purtroppo. Ho quasi strappato tutto ieri sera. Oh, no, questo non dovevi farlo. Che è successo? Sono quasi certo che la colpa sia tutta mia. Io sono fondamentalmente sereno e felice. E questo è un male, naturalmente. E in più sono normale. E ciò è fatale. Allora vorresti essere infelice e anormale? Ma certo. Vede, io voglio avere successo. E per avere successo bisogna innanzitutto essere moderni. E io, come lei, milord, non lo sono. Insomma, ecco, non mi sento abbastanza poco sicuro ed oppresso, né disperato. Ed è essenziale? Assolutamente. Io mi sento del tutto soddisfatto e irriprovevole. E non ho risentimento contro nessuno. Sei nei pasticci, vero? Non lo immaginavi quando hai rinunciato a insegnare per scrivere? Tu ti offristi come maggiordomo e quando ti chiesi la tua esperienza, mi dicesti che eri laureato in scienze. Nonostante queste ridicole referenze ti assunsi, anche perché mi dicesti che volevi scrivere un romanzo. Ma fortunatamente sono contento di te. Ma perché non torni alla tua macchina da scrivere e non ci riprovi? Potrebbe andarti meglio ora. Ah, devo rileggere una cosa. Dove diavolo ho messo la mia Bibbia? Sa, veramente adesso lei dovrebbe essere nella biblioteca, a godersi il ritratto di un borgomastro di Van Dyck, Lady Raya e i suoi figli di Nesmith, circa 1800 in compiuto, Enrichetta Maria, moglie di Carlo I di Rawlinson, e due specchi di Robert Adam. Perché non va ad ammirarli? Perché preferisco ammirare lei. Ah, beh, io non sono un'opera d'arte. Potrei farle una fotografia? Ritratto di una dama del XX secolo di Delacroix. Beh, questo non è leale, ho finito ora di scatolare funghi. O dovremmo intitolarla solo Hillary? Meglio il ritratto di una sconosciuta. Sa, avrò bisogno di queste foto per dimostrare che questi 20 minuti sono davvero esistiti. Potrei dire a me stesso che non è vero, ma queste fotografie mi daranno torto. Cosa vuol dire? Sa benissimo cosa voglio dire. No, non lo so. Beh, è un fatto noto, la macchina non sa mentire. E nemmeno lei, a quanto pare, o almeno non bene. Non è sufficiente soltanto evitare la verità. Vuole che le dica la verità ad alta voce così che lei possa negarla? Si sentirebbe più sollevata? Posso dirla? Posso sussurrarla? No, la prego, no. Perché no? Ha paura? Sì, ho paura. Ma di che cosa, tesoro? Non mi chiami così. Perché? L'ho voluta di sorpresa. Vede, ci dovrebbe essere un avvertimento così che uno possa avere la possibilità di fuggire. Ma non c'è stato. Il semplice ingresso di un uomo in una stanza ed ora guardi cosa è accaduto. E come quel gioco lui disse a lei, lei disse a lui e le conseguenze furono... Quali sono le conseguenze? Nessuna. Io alloggio al Savoy, mi telefona? No. La prego. No. Non mi muoverò dall'albergo nel caso cambiassi idea. Non accadrà. Alle donne alle volte accade, lo sa. Spererò, per due intere settimane spererò. Si riprende la sua mezza corona. E adesso... se ne ritorni pure in America. E badi che qui non ci sono fontane in cui gettarla. La terrò cara, per sempre. Meglio che se ne vada. Giri a sinistra quando esce, poi continui dritto fino allo scalone. Una volta sceso, giri di nuovo a sinistra e arriverà al parcheggio. Arrivederci, Hillary. Arrivederla, signor Delacroix, è stato un piacere conoscerla. E allora mi saluti come si deve. Addio, Charles. Addio, amore mio. Io non sono il suo amore. E forse questo non è un addio. Un momento, non si muova, resti ferma dov'è. Voglio farle un'altra fotografia. Hai visto la mia Bibbia da qualche parte? Oh, scusa, ti credevo sola. Non è accanto al tuo letto? No, non c'è. Volevo leggere quei brani prima di domenica, non la trovo. È roba da impazzire. Beh, forse Sellars sa dov'è. Lei è giornalista, vero? No, non lo sono. Ma ha una macchina e sta facendo fotografie? Il signor Delacroix è americano. Ah, capisco. La credevo l'inviata di una rivista di arredamento. Come avrai immaginato, signor Delacroix, questo è mio marito. Molto felice di conoscerlo. Come sta? È assurdo, due sconosciuti si incontrano. Uno asserisce di essere molto felice e l'altro risponde chiedendogli come sta.
Perché non ci diciamo salve? Già, è vero, non è impegnativo. Salve. Salve. Ha suonato, milord? Oh, sì, Sellers. Hai visto la mia Bibbia da qualche parte? Oh, mi dispiace, milord. Confesso che l'ho io. Volevo rileggere un brano. Prima mi prendi il Times, poi mi soffi la Bibbia. È democrazia, una spinta. Sono spiacente, milord. La rimetterò accanto al suo letto. E poi dovresti avere una Bibbia tua. Beh, quella che lei adopera è mia, milord. Ma perché stiamo tutti in piedi? Si accomodi. Grazie. Mi dica, è un appassionato fotografo? Beh, mi ci diverto moltissimo. Ah, avrà fotografato le sentinelle davanti al Palazzo Reale? Sì, ha indovinato, è a colori. Ah, sì. E quella che ha fatto poco fa era con lui? Sì. Deve darmene una copia se viene. Victor, non essere così antiquato. Oggigiorno tutte le fotografie vengono, come dici tu. Tu sei rimasto al principio del secolo. È in Inghilterra per un po' di tempo, signor Delacroix. Spero di passare l'estate in Europa. Davvero? Oh, mi spiace, ma non ce ne sono più. Abita da queste parti o sta visitando alla Delta tutti i castelli inglesi? Ce ne sono 400 adesso, no. Di quelli da mezza corona, voglio dire. Dice davvero? Sì, ecco qua. Senta, la prenda, ne ho. No, grazie, non fumo. Allora le ci vorrà tutta l'estate, no? Se vuole visitarli tutti. Mi dica, ha comprato l'opuscolo? Sì, l'ho comprato. Il signor Delacroix è stato una settimana a pescare e adesso è di ritorno a Londra. Ah, davvero? E dove è stato? Con un mio amico a Fordingbridge, vicino Salisbury. Josh Peter? Esatto. Lo conosco da quando avevo 8 anni. Abbiamo avuto il morbillo insieme. Deve costituire un grande legame fra voi. Cara, ricordiamoci di tenere chiusa questa porta. Potrebbe entrare chiunque. Beh, il tempo è stato buono. Com'è andata la pesca? Bene, l'insieme abbastanza bene, ma confesso che il suo amico Josh Peters ha avuto più successo di me. Non mi stupisce. Conosce queste acque come sua moglie e le preferisce anche. Oh, Victor, non essere volgare. È vero, cara, e chi gli darebbe torto? Lei è alta 1,80 m senza le scarpe e non si è mai saputo se sappia leggere e scrivere. Doveva andarci a fine mese, quando nascono i maggiorini. È il momento migliore. Per la verità sono stato invitato, quindi forse ci andrò. C'era un articolo sui maggiolini in caccia e pesca la settimana scorsa. Lo ha letto? No, non l'ho letto. Allora adesso glielo cerco. Vediamo, doveva essere qui. Forse lo ha preso Seller. Beh, senta, perché non prende una tazza di tè con noi? Lei è molto gentile. Cara, c'è rimasta un po' di quella torta di frutta? Sì, sì, credo di sì. Allora deve rimanere, è proprio deliziosa. Le piacciono i dolci? Moltissimo. Allora d'accordo. E dopo il tè faremo una passeggiata nel parco. Vedrò di trovare quella rivista. Crede che abbia capito? Oh, sì, ha capito. Ha capito subito. Temo sia colpa mia. Uno può controllare se stesso, ma non quel che ha dentro e che crea un non so che nell'atmosfera. Non è colpa sua, ma mia. Apra l'opuscolo all'ultima pagina e legga l'ultimo paragrafo. Il conte e la contessa sono sposati da 10 anni, hanno un figlio ed erede di 6 anni e una figlia di 9 anni. Ecco. E siamo molto felici. E lei non si tratterrà per il tempo. Perché? Perché io non voglio, è semplice. Inventi una scusa e se ne vada. Ora abbiamo perduto caccia e pesca. È incredibile. Oh, chi può averlo messo lì? Ma... cercherò quell'articolo per lei. Stavo dicendo a sua moglie che avevo dimenticato che ho dei biglietti per un teatro, quindi purtroppo non posso accettare il suo invito a gustare la torta. Questo mi dispiace. Non puoi persuaderlo tu a cambiare idea? No, ha già tentato di convincermi, ma io devo proprio andare via. Lady Ryan, arrivederla. Spero che ci rivedremo. Arrivederla, signor Delacroix. L'accompagneremo. Dov'è la sua macchina? Al parcheggio? Sì, ma non vi disturbate, vi prego. Troverò la strada. Non è affatto un disturbo. E non deve perdersi di nuovo, no? Andiamo, cara. Beh, spero che il signor Delacroix mi perdonerà, ma ho tante cose da fare. Victor, accompagnalo tu, ti prego. Arrivederla di nuovo e grazie infinite per la sua cortesia. Dov'è alloggia all'opera, sa voi? La strada, come suol dirsi, deve tornare a trovarci. Grazie. Quali sono i suoi progetti? Ad essere sincero, avevo dei dubbi in proposito, ma mi tratterrò a Londra almeno altre 2 settimane. Davvero? Per affari o per diletto? Per diletto, spero. Ha una bella macchina. La cambio con una Rolls Royce. Ah, oh, è un gran complimento che lei preferisca una macchina inglese. A quanto pare è un vero anglofilo.
Beh, ci sono molte cose attraenti in questo paese. E cosa pensa delle attuali relazioni anglo-americane? Non sono mai state migliori dai tempi della guerra di indipendenza. Ed è possibile migliorarle. Se lei va dritto per il viale, poi gira a sinistra, si troverà sulla strada per Londra. Grazie. E eccole la rivista. Oh, grazie. Beh, allora, so long, come dicono in America. Bye bye, come dite voi in Inghilterra. Che simpatica persona. Non trovi, cara? Oh, non ci ho fatto molto caso. Come hai detto che si chiama? Charles. Charles della Croce, non sbaglio. Oh, bell'uomo anche. Peccato non sia rimasto per il tè. Mm. Non avevi detto che avevi tante cose da fare? Oh, sì, sì, infatti. Devo finire di preparare i funghi. Non desiderare la donna del tuo vicino, né il suo bue, né il suo asino, né altro che sia suo. Ma no, ho sbagliato, capito. Cara, io mangerò in pigiama, permetti? Cara, ti dispiace se mangi in pigiama? No, naturalmente. Quando? Quando? Che vuoi dire quando? Quando cosa? Quando cambia il vento. Che cosa hai detto? Ti ho chiesto se ti dispiace se mangio con la corazza. Oh, ma che cos'è? Ma non lo so, qualche cosa che non va, suppongo. Il marito geloso che uccise per difendere la sua casa e il suo matrimonio è stato assolto oggi. Ed il caso è ormai chiuso tra l'approvazione unanime della stampa e del pubblico. Fuori del tribunale, moglie e marito si sono affettuosamente riuniti. Notizie locali. Il marito geloso che uccise per difendere la sua casa e il suo matrimonio è stato assolto oggi. Guarda, mamma! Guarda! Perché non me l'hai detto? Che cosa? Detto? Che ho una scarpa diversa dall'altra. Credevo che lo sapessi. Ma come sarebbe, credevi che lo sapessi? Pensavo che avessi letto quell'articolo di moda, sai. Se non potete essere eleganti, siate stravaganti. Brava, metti dentro quella bianca. Hai finito di leggerlo, cara? Tieni questo. Grazie. Il classico weekend casalingo, vero? Chiamare Londra, signorina. René, buongiorno. Un momento, Lady Lyall. Voglio prima essere sicura. Sì, Messie Henry. È libero domattina alle 9. Alle 9? Oh sì, mi va benissimo. Sì, grazie infinite. Arrivederci. Allò? Allò? Allò, qui è Victor Lyall. Chi è che parla? Oh, ho parlato ora con il mio parrucchiere. Può ricevermi solo domattina alle 9. Ma è un po' troppo presto, no? Cosa farai? Andrai a Londra questa sera? Sì, credo sia meglio. Lo prevedevo che saresti andata a Londra. Sì? Perché? Non lo so, pensavo che avessi avuto bisogno del parrucchiere. Dove starai, a casa di Etty? Sì, penso di sì. Non è meglio che le telefoni, glielo dici? Sì, forse è meglio. C'è un treno alle 5.12 oggi pomeriggio. Puoi prendere quello delle 6.15. Vorrei Londra, prego. Knightsbridge 2656. Oppure vuoi prendere presto e partire dopo? No, quello delle 5.12 andrà bene. Ah, il numero di Etty occupato, è sempre occupato.
telefono, ti richiamo fra 10 minuti. Sei in casa? Signor Delacroix, mi sono informato sui parrucchieri per signora. Da Salerno ora un fattorino da lei con i nomi, gli indirizzi e i numeri telefonici dei migliori. Lady Ryall ha preso un appuntamento con voi? Mi spiace, signore, ma Lady Ryall non è il nostro cliente? No, signore. Sicuro, signore? Sì, signore, domani. Ecco qui, cara. E questo è il biglietto. Non perderlo e non parlare a estranei. Divertiti e saluta niente. Ritornerò domani sera. Torna pure quando vuoi. In vettura! Aveva detto che aveva un nonno francese. Oh, salve, signor Delacroix. Quanto tempo si fermerà a Londra? Non lo so. Vuol fare colazione con me? Beh, non saprei. Dove andiamo? Ma non lo so. Sembra che non sappia proprio nulla. Tema di non essere... di qua per ricostruire. Mi dispiace, signora. Con me, mia. L'accompagnerò a comprarsi un collare e un guinzaglio. Mi domando se le avrei mai telefonato. Non lo saprò mai. Se non si comportava come un detective dilettante, l'avrebbe saputo. Sa, penso che dovremmo andare. Il conto, per favore. Vuole sposarmi? No. Verrà a pranzo con me? Sì. Giornata piacevole. Grazie, Charles. E che faremo domani? Beh, non ha molta importanza, no? Siamo stati tutti i giorni in mezzo alla gente. Cerchiamo di evitarla d'ora in poi. La signora Basgott, che se mi dà ancora da mangiare funghi è licenziata. Sì, molto bene, milord. Mi sono lavato e rilavato le mani ieri sera senza riuscire a mandar via l'odore. Credo che Milady usi i guanti, milord. Sarà di ritorno stasera? No, credo di no, Seller. Per stasera fammi un sandwich. Quell'uccellaccio mi dà sui nervi. Conosce la sua reputazione, milord. Alludo al cucù. Cosa alludi al cucù? Oh, niente, milord, lei ha detto che dà sui nervi, infatti sì. Dà fastidio a parecchia gente. Ah, sì, sì, è detto. Sa, il suo richiamo mi fa l'effetto di un grido accorato, milord. Un grido accorato? Hai ricominciato il romanzo? Lo aspettiamo e lo accogliamo come l'araldo della primavera, quando arriva articoli e lettere sui giornali e così via, e poi tutti lo odiano a morte. Già, e fanno bene. Un insuccesso dopo una buona stampa deve essere molto scoraggiante, ma io arbitro solo dal punto di vista dello scrittore. Bene, finito. Io vorrei davvero fare un bagno. Che ore sono? Farei tempo al treno? Quasi un quarto alle 6. Beh, sbrigati e bevi un paio di birre al ritorno. Prendi i soldi dal conto dei funghi.
Ciao, Edith, cosa fai qui? Ciao, caro, come stai? Bene, grazie, e tu? Mai stata meglio. Felice di vedermi? Non molto. Sorpreso di vedermi? Non molto. Oh, e io che ho pagato mezza corona per entrare da questa parte. Non ci credo. È una truffa, come sarebbe non ci credi? Sei entrata da lì perché sapevi che giorni fa qualcun altro era entrato da quella porta e hai pensato che fosse divertente fare lo stesso. Caro, ti voglio sempre più bene ogni volta che ti vedo. Mi rallegro. Hai ragione solo in parte. Se fossi entrata dal tuo ingresso avresti detto a Sella di dirmi che eri fuori o all'estero o che sei esatto. Io. Esatto. Che peccato che il nostro amore reciproco sia fondato sulla mutua sfiducia. Aiutami a tagliarmi il mantello. Con cosa, coi piedi? Beh, chi ti ha detto che ti amo? Tu, caro, tanto tempo fa credo che lo mettessi perfino per iscritto. Davvero? Mettilo da qualche parte. Immagino che vorrai da bere. Vorrei dello champagne, per favore? Non ne ho, e se ne avessi dubito che lo offrirei a te. Oh, so che cosa provi, caro, ma non devi diventare amaro. Whisky o gin, se no c'è dello sherry in cucina. Gin, per favore. Tonico, soda, ginger ale o acqua? Aspetta, lo vorrei con un po' di angostura bruciata. Non so pratico di queste cose, poi non ho i fiammiferi. Nella mia borsa. Oh, aspetta un minuto. Savoy. Ci sei stata recentemente? Non recentemente, no. Immagino tu li abbia avuti da ieri. Sì, penso di sì. L'hai vista spesso? Beh, tenuto conto che abitava con me, non molto spesso, no. Ho mangiato l'altra metà di un arancio con lei ieri mattina. Credo t'avrebbe mandato a salutare, ma non sapeva che io venivo. Lo sai che ci ho messo soltanto un'ora e 20 minuti da casa mia? A cavallo di una scopa? Vieni. Coraggio, dammi quella roba. Bene, auguri. Lo dici come se pensassi che ne ho bisogno. Come tutti, non si può fare niente senza fortuna. Ne hai bisogno dal momento in cui ti alzi la mattina al momento in cui vai a letto, specialmente quando vai a letto la sera. Sei una sciagurata. Perché? La fortuna è tutto. Guarda che sfortuna ho avuto il giorno che ti presentai a Hilary alle corse. Vinsi la duplice accoppiata e persi te. E se tu avessi sposato me anziché Hilary, io non avrei sposato quell'orrido ometto che sposai e non avrei speso tanto per divorziare. E la duplice accoppiata era pure misera. Perché sei venuta qui? Beh, per due motivi. Quali sono? Primo, perché voglio bene a Hilary. E il secondo? Ah, sono molto affezionata a te e ho pensato che tu avessi bisogno di esserti fatto su. Su, andiamo, Etty, sii onesta. Oh. Qual è il vero motivo? Oddio, quando la gente mi dice sii onesta, mi metto in una tale soggezione. E tu poi dovresti saperlo come lo so io, che dirlo a me e tu sia stata sprecata. È la curiosità, vero? Volevi vedere come reagivo sapendo che mia moglie si è innamorata di un altro uomo. Ma non è soltanto un altro uomo, tesoro, è un miliardario. Beh, ti dirò io come ho reagito, sono molto seccato. Molto seccato, molto infelice, molto indeciso e molto solo. Beh, e perché non hai cercato di impedirle di andare a Londra? Perché non sono uno stupido. Confesso che non l'ho mai pensato prima d'ora, ma... Non sarebbe stato più sicuro se lei non l'avesse rivisto? Dal mio punto di vista è essenziale che lei lo abbia rivisto. Altrimenti io sarei stato l'ostacolo che le impediva di rivederlo e ciò avrebbe danneggiato i nostri rapporti. E a rischio di incoraggiare loro è l'ultima cosa che avrei desiderato. E tu hai conosciuto il signor Delacroix? Senti, questo nome verrà fuori spesso nella conversazione. Non credi sia meglio chiamarlo Charles? È questo l'uso? Oh, oggigiorno assolutamente. Ah. E dimmi, lo hai conosciuto? Caro, non ho conosciuto un miliardario scapolo da anni. Sarei così eccitata se mi credesse che probabilmente gli farei la riverenza. E Hilary ti ha parlato molto di lui? Per quel poco che l'ho vista, continuamente. Eccetto quando parlava di te. Cosa ti ha detto? Che ti ama. Ma che è innamorata di lui. Pazza di lui. Sì, c'è differenza, vero? Lo sapevo che non mi avrebbe giovato aprire questa casa al pubblico. E è stata sempre con lui? Sì, penso di sì. Sorprendente, vero? Ecco un uomo corretto, ragionevole, che non si sognerebbe di rubarmi i gemelli oppure l'ombrello, e poi paga mezza corona, entra nella mia casa e senza che ne soffra la sua coscienza cerca con calma di rubarmi la moglie. Allo stesso modo Hilary non imbroglierebbe a carte. Non c'è onore con le questioni di sesso. E a te non pare vero, eh? Attenta. Se ora mi dai del gin io ti darò un consiglio. Non ne provo chi dà qualcosa per nulla. Va bene, vuoi di nuovo quella sciocca cerimonia del falò? Sì, ti prego. Oh, via, Etty, sei davvero noioso. Su, coraggio, parla, dammi il consiglio. Come tutti gli uomini che hanno avuto successo con le donne, hai l'assurda presunzione di capirle. Non ti illudere, mio caro, non le conosci. Le attuali sublimi emozioni di Hilary. Ah, che bella parola sublime, non devo mai averla usata beh, prima. Non parlo più. Le sue sublimi
mie emozioni del momento non sono né la passione per Charles né il suo amore per te. È lo stupore più completo nel constatare che i suoi principi morali, la sua intera esistenza possano andare a gambe all'aria in mezz'ora. Quando torna, pensa a questo e scorda il resto. Ah, naturalmente. Batterò le mani e salterò dalla gioia. Se la rivuoi con te, è così che dovrei fare. Quell'uccello è un po' troppo enfatico, no? Come diceva Shakespeare, il cucù dall'albero si beffa degli uomini sposati. Sì, 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 tieni. Dobbiamo ripetere la scena di prima? Un momento. Ecco, dalle a me. Vieni, è l'unico modo. Sei stato fedele a Hilary tutti questi anni? Sì, lo sono stato. Ma questo non c'entra affatto. No, caro mio, ti sbagli. C'entra e come? C'entra moltissimo, invece. Non fare agli altri l'hai dimenticato? Sciocchezze, la differenza fondamentale... Non sederti sul mio cappello. Va bene, va bene. La differenza fondamentale tra l'uomo e la donna è che ciò che vale per l'uno non vale per l'altra. Agli uomini sono permesse le scappatelle. Prima orgoglioso, ora arrogante. E molto immorale. Andiamo, andiamo. Se Hilary rinuncerà a Charles, penso che dovresti esserle molto grato. E a me è sembrata decisa a tornare qui per continuare ad essere una buona moglie e una perfetta madre. Con il cuore addolorato? Sì, ma lui le ha regalato un visone, dovrebbe calmarle il dolore. Cosa ha fatto? Le ha regalato una pelliccia di visone. Maledetto, spero che vada all'interno. Oh, è visone selvatico, di una bellezza indescrivibile. E come farà la perfetta mammina a giustificarla? Povera cara, era alquanto preoccupata. Ma immagino che inventerà qualcosa. Ho desiderato regalarle un visone da quando siamo sposati. E il prossimo Natale avrei potuto quasi farcela. L'ucciderei. Oh, credo che dovremmo evitare spargimenti di sangue. Sono troppo fuori moda. Allora è tempo che tornino di moda. Come osa tornare a casa avvolta nel visone fingendo di averlo comprato con una vincita al cosse? Inventerà qualcosa migliore di questa. Non pretenderai che lei non lo accettasse, vero, caro? È un visone selvatico, come faceva? Tu capisci, una pelliccia che è assicurata per 3.000 sterline. 3.000 sterline? Eh sì, caro, 3.000 sterline. E sono sicura che ha anche un valore sentimentale. Ti fermerai qui per il weekend? Hai portato i tuoi stracci? Quando parli con me, ti prego di essere più corretto. Dunque... cosa hai intenzione di fare con me fino a quando Hilary non torna domani? Le parole incrociate? Se hai imparato a leggere, se è questo che vuoi. No, affatto. Vorrei una buona cena con una bottiglia di qualcosa molto costoso e preferibilmente frizzante. Ti poterò a cavallo d'oro. Non è lontano e non è male. Ah, che bellezza! Sarà una gioia fare di nuovo una sontuosa cena con te. Ci saranno luci attenuate e indicanti. Oh, via, Etty, non dire sciocchezze. Quel maledetto uccellaccio. Penso che abbia volato dritto qui dal Savoia. Adesso prendi il tuo ridicolo cappello e andiamo a cambiarci. Mi prendi le scarpe, caro? Sì, dove sono? Comunque, rimane il fatto che il mio mondo gira solo intorno a lei. Lei è il centro della mia esistenza. Tutto ciò che sono riuscito a compiere, il che non è molto rilevante, è stato solo per lei, perché c'era lei. Siamo stati amici oltre che amanti. E se canto nella vasca da bagno è perché so che farò colazione con lei. Senza di lei non dico che sarei perduto, ma certamente non saprei bene da che parte girarmi. Ebbene, diglielo, discutete la situazione, ragionateci insieme. Ah, è fatale. Le parole dette come le occasioni perdute non si riprendono. Quando una situazione così è ammessa vuol dire che è accettata, e se è accettata deve essere discussa. E più si discute, più ci si allontana, e alla fine si è così distanti l'uno dall'altro che si deve gridare, e la cosa diventa irrimediabile. Lo sa lei come lo so io. Allora fa come dico io, sii carino, gentile e comprensivo. Grazie, ti lo farò se ci riesco. Ma prima devo far sparire quel maledetto della Croix dal suo cuore, dalla sua mente e dall'Inghilterra. E come ti proponi di riuscirci? Non lo so, vorrei saperlo. So solo che lei si farà viva domani felice e soddisfatta, con la valigia in una mano e il suo sacrificio nell'altra. Ed avrà fatto questo passo non per me, ma per via dei figli.
Per quanto mi riguarda è un motivo insufficiente. Voglio che ritorni unicamente perché vuole tornare da me. O che non torni affatto. Sì, credo di sì. O che non torni affatto. Ciò è egoistico, meschino e molto stupido. Sì, forse, ma conosco i miei limiti. Non potrei vivere con lei sapendo che desidero qualcun altro. Non sopporterei l'umiliazione della vita in comune. Non sopporterei mai una convivenza su queste basi, nella paziente attesa che sorga all'indifferenza. Nonna, mi sarebbe possibile, ti ringrazio. E poi... Poi che cosa? Lei potrebbe ritornare, soffrire intensamente per un po' e poi fuggire di nuovo. Le solite due righe di giustificazione del suo atto, un biglietto aereo per un posto romantico e per l'altro uomo. Chi può dirmi che non accadrebbe? Così finalmente mi sposeresti e vivremmo felici insieme. No, se voglio salvare il nostro matrimonio, non solo per il bene dei nostri figli, devo prendere una decisione. E anche subito. Bene, adesso andiamo. Maria, mi dia il conto, per favore. Non lo finisci questo? Evidentemente no. Ho l'orribile sensazione che trami qualcosa da fare senza di me, il che mi delude molto. Io ho un'altra orribile sensazione. Ho sete. Preparati una di quelle cose strane senza dar fuoco alla casa. Sì, ma non ho fiammifero. Vieni. Temple Bar 4343, per favore, a Londra. Ma è il numero del Savoy. È facile da ricordarsi, vero? Che hai intenzione di fare? Voglio parlare a Charles Delecos, se posso. O se non c'è, lasciagli un messaggio. Che genere di messaggio? Un invito. Pronto? Hotel Savoy? Vorrei parlare col signor Delecro, per favore. No, Delecro, esatto. Ah, qui parla Rock Orson. Sì, grazie mille. È l'unico modo per essere serviti dalle signorine del telefono. Pronto? Charles Delecro? Sì, sono io, chi parla? Sono Victor Ryan. E Victor? Come sta? Benissimo, grazie. Volevo solo dirle che mia moglie e io desidereremo invitarla da noi per il weekend. Oh, come osa? Beh sì, mi piacerebbe moltissimo. Ma cosa dici? Devi essere innamorato. Stata finita e mettiti seduta. Ah, magnifico, mia moglie sarà felicissima. Sarà molto tranquillo, solo noi e una noiosa amica di Hillary che bere gin tutto il giorno. Che cos'era? Ci deve essere stata un'interferenza sulla linea. Va bene, sarà un piacere vedervi. Ai! Ancora interferenza sulla linea. Sono scariche elettriche, credo. Si porti una canna da pesca, spaventeremo qualche pesce. D'accordo. E scusi, a che ora? A qualsiasi ora del pomeriggio. Bene. Ah, un secondo, mi è venuta un'idea. Mia moglie torna domani. Oh, è stata via? Sì, è stata a Londra una settimana. Davvero? Vuole essere così gentile di darle un passaggio? Ma certo, ne sarò lieto. Caro, la ringrazio molto. Non c'è di che, sarà un piacere. Posso dirle di mettersi in contatto con lei? Lo faccio senz'altro, sarà un vero piacere. A domani. A domani. Mi hai fatto male prima. Devi esserti proprio impazzito. Non è affatto pazzo. No, non sono impazzito. Sciogli con sette altre 48 ore. Mi consente altre 48 ore con te. A questo ha pensato prima di accettare. A questo ho pensato prima di accettare. Questa storia sarà piuttosto divertente. Questa storia sarà un'orribile tortura. Come sta? Mai stato meglio. Credo con piacere che vi siete messi in contatto. Mi sei mancata tanto, ma le tue lettere mi sono state di conforto. Lo sai che mi ha scritto due volte al giorno? Davvero? Oh, Etty, questo è Charles Delacroix. La chiamano tutti quanti Etty, eccetto in banca dove la chiamano signora Durant. Buongiorno, come sta, signor Delacroix? Ho sentito tanto parlare di lei. Piacere. Oh, signor caro! Non avevi freddo senza pelliccia? No, affatto, caro. Bene, sia comodo. Questa è l'entrata del palcoscenico, quindi non dovrà pagare la mezza corona. Non vorrei far aspettare le trote. Quanto le ci vuole per cambiarsi? Circa 5 minuti. L'accompagnerò nella tua stanza. Oh, Sellers, porta sui bagagli del signor Delacroix appena puoi, eh? Sì, milord. Sellers, fatti aiutare ad aprire qualcuno dei saloni per questa sera. Benissimo, milord. Cara, ho pensato di far bene gli onori di casa ai nostri ospiti stasera. Possiamo permettercelo una volta tanto, no? Sì.
andiamo. È stato gentile ad invitarmi qui per il weekend, mi ha fatto piacere. No, ne sono lieto. È un bellissimo posto questo, la invidio. Dovrebbe farsene uno anche lei. Ci ho pensato ultimamente. Va spesso a pescare? Ah, sì, conosco queste acque come conosco mia moglie. Credo di averglielo già detto. Sì, a proposito di Josh Peters, ha anche detto che le preferisce a lei. No, oh, sì, ma sua moglie è tanto alta e un po' stupida. Che tipo di lenza usa? È una lenza americana, la uso da tanti anni. Con buoni risultati? Non c'è male, naturalmente non sempre si ha fortuna, purtroppo. Dunque, dato che lei è mio ospite, vada a pescare di là dove il vento dà meno fastidio. Ah, grazie. Shake. Più verso sinistra. Come? Ho detto più verso sinistra. Qua? Esatto. Va bene? È molto divertente. Se lo avessi saputo gli avrei fatto un buco negli stivaloni. Che cosa? Spero che non abbia buchi negli stivali. Oh no, sono perfetti. Come ha detto? Ho detto che sono perfetti. È stupido, è sordo. È sordo, è stupido. No, lì no, stia attento alle buche. Non la sento. Ho detto, stia attento alle buche. Che cercava di dirmi? Di stare attento alle buche. Sa cantare, sa ballare, piace alle ragazze. Yankee Doodle venne a Londra cavalcando un pony, con la piuma sul cappello e pieno di soldoni. Yankee Doodle va in città, Yankee Doodle dandy, con la piuma sul cappello e pieno di milioni. Mio poeti, di che diamine pensi stiano parlando? Pesca? Oh, ancora. Dal punto di vista di una donna, tutto il tempo che gli uomini passano a parlare di pesci è davvero umiliante. Ma forse in questa occasione dovremmo esserne liete. Secondo me non avremmo dovuto lasciarli soli. Oh, sciocchezze, cara, si comporteranno come due esseri pratici. Non mi fido di Victor quando ha idee geniali. Io non mi fido di lui e basta. È un bruto, non è vero? A proposito, che avete fatto tu e Victor ieri sera? Siamo stati a cena al Cavallo d'Oro e poi siamo tornati a casa a far parole incrociate. Non mi fido troppo di te con Victor. Perché non l'avete certo qui? Victor ha detto che aveva voglia di uscire. Ah, davvero? Mm-hmm. A che ora siete andati a letto? Circa a mezzanotte e mezza, credo. E Victor ha bevuto molto? Pochissimo, per quanto possa ricordarmi. Ma come si fa a fare così tardi con le parole incrociate? Ah, per questo era divertentissimo. Tu dove hai cenato, cara? Alla Torre Bianca. Oh, che sciccheria. E a che ora sei andata a letto? Con le galline? Victor è stato proprio bravo, no? Ma perché? La sua ultima mossa. Tu avevi formato la parola fedeltà e lui ci ha messo davanti una in. E quello che ci ha fatto vincere. Dov'è il punteggio? Che gioco noioso e stupido. Sì, cara, sono d'accordo con te. Noiosissimo. Andiamo, dammi una mano. Diremo che Stellar se l'ha rovesciato portando il vassoio del caffè. Sei stata bravissima a non aver buttato tutto all'aria quando Victor ha formato infedeltà. Deve averti richiesto un grande autocontrollo. Mi hai riempito di ammirazione. È per questo che tu hai riso? Sì, ma era un riso isterico. Devi ammettere che è stato un momento terribile. Io non ho osato guardare Chuck. Ma che cosa faremo tutta la serata? A meno che alla televisione non ci sia un consesso di scapoli che parla di matrimonio e di divorzio. Forse è la soluzione migliore. Oh, lei è qui, milady. Le chiedo scusa, ma non capivo da dove venissero le voci. Metti il caffè lì sopra, per favore. Benissimo, milady. Oh, posso aiutarla a raccogliere i pezzi? Grazie, ce ne sono alcuni là, credo. Sì. Cos'hai da ridere? Ah, le domando scusa, ma non ho potuto trattenermi. Sembra che giochiamo agli orsi. Chi ha mangiato la mia pappa? E chi ha dormito nel mio? Questo è tutto, grazie, Celia. Sì, grazie, milady. Ah,
Stiles? Sì, Milady. Hai notato una valigia un po' rovinata nella macchina del signor Delacroix? Sì, l'ho portata in camera sua. Oh, no, quella è mia. Oh, la porterò da lei. Ha la chiave della valigia? No, non ce l'ho, ma non preoccuparti, mettila solo nella mia stanza. Va bene, Milady. Oh, mi dispiace di essere stata un po' cattiva. Mi dispiace anche a me. Oh, che cosa doveva capitarmi, Victor ti ha parlato di Charles ieri sera? Oh, sì, naturalmente. È stato molto severo con lui. Perché? Che cosa ha detto? Ha detto che per commemorare il numero delle libertà che gli americani si sono prese da noi negli ultimi 15 anni, l'Inghilterra dovrebbe avere una statua della libertà tutta sua. O ha parlato di libertinaggi? Non mi ricordo. Il solito inglese borioso. E che altro ha detto? Deve aver detto qualcos'altro. Ti è sembrato arrabbiato? Oh sì, e anche molto. Gli ho chiesto se pensava che tu potessi avere l'intenzione di fuggire con Charles. E lui cosa ha detto? Ha detto che sarebbe stato un peccato. Un peccato? Come vuol dire con un peccato? Che se tu l'avessi fatto, lui non sarebbe stato responsabile né dei funghi né di Miss Matthews. La metto in guardia con il nostro caffè. Non deve insegnarmi nulla sul caffè inglese. Ormai so tutto. Ah, ma non conosce il nostro. Noi lo insaporiamo col seme di lino e lo serviamo a temperatura ambiente. Dimmi presto, prima che tornino, che cosa mi hai fatto del visone? Non puoi di certo rinunciarci, non te lo perdoneresti mai. Dov'è? È qui. Di un po', non ne hai fatto parola a Victor, voglio sperare. Oh, cara, ma perché mi prendi? Scusa, è qui allora? Sì, certo, l'ho portato. Ma Victor, che dirai? Bene, ora ti dico, ho avuto un'ispirazione. Sono andata da Eros e uscendo ho preso un taxi. Eti, cara, posso darti un chiume o hai finito la bottiglia dopo colazione? Ti prego, non parlare così. Sei così avaro coi liquori che ho pensato di regalarti dei bicchieri più grandi. Beh, di che cosa avete parlato? Di pesca? No, di donne. Oh, penso un po'. No, in effetti ti ho parlato di ballerine che non sono la stessa cosa, signora Durant. Senta, mi farebbe un grande favore? Certo. Non mi chiami più in quel modo. Perché? Questo è per lei, signora Doran, la parte avanzata della razione giornaliera. E per te, Hilary, stesso, come dicono nei bar di lusso? Beh, non c'è nient'altro, non è vero? No, ti prego, non davanti a un miliardario. In effetti ho del brandy molto buono, ma lo conservo per Charles e per me. Oh, pensavo che lo conservassi per Natale. Vorrei anch'io un brandy, per favore. Brandy, Charles? Sì, grazie. Ecco il tuo caffè, tesoro. Grazie, caro. No, non dicevo a te. Domando scusa, pensavo avessi detto tesoro. L'ho detto? Ecco qua. Grazie, cara. Ma che confusione, no? La prossima volta mi porterò quello personale. Victor? Sì, cara. Il tuo caffè. Grazie, cara. Nihil dictum quod non dictum prius. Che cosa significa? Niente è detto che non sia già stato detto. Ho detto grazie, cara, 3 volte. Oh, che noia! Nei libri di medicina i brani più interessanti sono sempre in latino. Ma è vero, cara, non ti ricordi? In quello che ebbi in prestito da te era tutto... Tutto molto deludente per te. Ah, grazie, caro. Non vogliamo finire la partita? Oh, sono terribilmente spiacente, ma Sellers ha mandato tutto per aria quando ha portato il caffè. Grazie, cara. Perché mi ringrazi? È un'abitudine. Tutte le volte che dici caffè, io dico grazie, cara. Ecco qui altre 2 lettere. Una O e una K. Ok, deve essere di buon augurio. Ma certo, naturalmente. Provi a capovolgerle. K.O. Knockout. Beh, suppongo sia un altro presagio. Non si può mai dire, vero? Vuol dire in che modo finiranno le cose? Sì, cioè cosa mettere al primo posto o al secondo. Se lo sapessimo saremmo tutti molto più felici. Non è d'accordo? Sì, ma in genere direi di mettere se stessi al primo posto e gli altri al secondo. E se poi gli altri si oppongono ai suoi piani? Allora, vuol dire che c'è competizione. E la corsa la vince chi è veloce, la battaglia chi è forte, eh? Certo. Non ne sono tanto sicuro. In teoria debbo non darle ragione. Tuttavia in pratica potrebbe averla. È un po' primitivo, ma che c'è di male? Che cosa è primitivo? Tu, cara. Oh, davvero? Era forse un insulto? Al contrario, direi che le ha fatto un complimento. Lui dice così perché lo ha pure lui. E Hilary è primitiva? Comincio a domandarlo. E tu che cosa sei? L'altro giorno Sellers mi ha detto che sono un tradizionalista. Che vuol dire? Ah, ecco qui, Charles. Un uomo che lei ammirerebbe. Davvero? Chi era? Era il mio trisavolo.
Sì, ha una giacca proprio come la sua. Ecco il tradizionalismo. Rovinò due uomini una sera giocando a carte e ne uccise un altro alle 5 della mattina seguente. Ed era un pari d'Inghilterra anche. Era un uomo in gamba. Perché uccise il terzo? Non aveva pagato? No, no, era una questione di cuore. Una donna? Sì, una donna. Non ci si batteva per gli uomini a quei tempi. Come accadde? Scoprì che sua moglie stava per fuggire con un ricco giovane proprietario della Carolina del Sud. È una bella terra quella, vero? Ma lei non viene dal sud, no? No, sono dello stato di New York. Beh, lo impiccarono? No, ci fu un duello a pistola vicino a Shepherd Bush. E che cosa accadde alla signora? Che la mia trisavola? Sì. Beh, ebbe molti altri figli, per la maggior parte dal mio trisavolo. E vissero felici da allora in poi. Che storia affascinante! Per quale ragione non me l'hai mai raccontata prima? Forse non l'avrei dovuta menzionare nemmeno ora. Sai, io ho sempre cercato di evitarti il lato brutto della vita. Ah, eccola, era bella, non è vero? Sì, molto. Guardi che vedi. Fammi un po' vedere. Questa è la mia trisavola, non la tua. No, cara, ma ti sbagli. Che lei? No, no, lo è, cara. Non ricordi che la tua l'abbiamo venduta per andare in Spagna l'anno scorso? Ma cosa sì, stai... Sa, io penso che se la morale di questo secolo peggiorasse ancora, bisognerebbe introdurre nuovamente il duello, renderlo legale. Ma che servirebbe? Dividerebbe a metà il numero dei divorzi. Potrebbe dividere a metà anche i mariti. E chi ci darebbe gli alimenti? Ah, tu saresti vedova ed erede di tutto. Oh, allora la trovo una magnifica idea. Vieni, andiamo su. Tu non puoi far nulla in proposito. Provi proprio. Andiamo, Charles. Dato che il governo insiste che le armi nucleari sono un freno contro la guerra, allora certamente accetterebbe il duello come un freno contro il divorzio. Potremmo far passare una legge su queste basi. Basterebbe solo... Che i pezzi grossi fossero buoni tiratori. Eh? Ancora del Human, Eddie. Sì, per favore. Ecco. L'avevo avvertita sul conto di Eddie, vero? Cara, non mi hai ancora detto cosa hai fatto a Londra i giorni scorsi. Ti sei divertita? Oh, sì, grazie. Che cosa hai fatto? Sai, le solite cose che si fanno a Londra. Oh, adesso che mi ricordo. Che cosa? Beh, Victor, ora te lo racconto, ma voglio sperare che non mi dirai che sono stata disonesta. Disonesta? E cosa hai fatto? Ebbene, una mattina ho trovato lo scontrino di un taxi in una valigia. Oh, no, io volevo dire che ho trovato lo scontrino di una valigia in un taxi. Ora so cosa hai fatto. Proprio così. E tu lo hai dato all'autista? Beh, no, Victor, purtroppo l'ho fatto. Io non vorrei dirmi che sei andata a ritirarlo. Sì, sì. Ma è vergognoso. E dov'era? Era alla stazione Victoria e mi è sembrato una specie di presagio. Era rimasta lì per anni e c'era da pagare una bella somma per ritirarla. Allora ho pensato che forse il proprietario era morto o finito chissà dove. O poteva anche essere stata rubata e poi lasciata lì dal ladro ipocrita. Sì! Oddio, non c'era mica un cadavere nella valigia. Ma non lo so. Cosa significa non lo so? Non l'ho ancora aperta, era chiusa e nessuna delle mie chiavi l'apriva. Charles, ha sentito questa incredibile confessione? Cerco di non sentire. È gentile da parte sua e lo apprezzo. Hilary, mi meraviglio di te. Voglio dire, tu fare il pubblico vendendo funghi avvizziti per freschi è un conto, ma non avevi mai compiuto azioni criminose. Oh, Victor, azioni criminose. Ho trovato il biglietto, non mica rubato. Sì, ma rimane il fatto che tu sei in possesso di ciò che non ti appartiene. E che dobbiamo fare? Certo, dovremmo restituirla. Ma non possiamo farlo senza immischiarvi le autorità. Forse anche la polizia e i giornalisti. Ma che scopo c'è a restituirla? Tanto non andrebbe più al suo proprietario e comunque così imparerebbe a non perdere gli scontrini. Sì, finirebbe agli oggetti smarriti, ma la prima cosa da fare è vedere cosa c'è dentro. Speriamo che non vi sia nulla di valore. Dove sta, cara? Nella mia stanza. Proverò con le mie chiavi. Dico a Sellers di portarla qui. Devo dire che tutto ciò è molto emozionante. Veramente, Etty, parli come se Hilary avesse vinto alle corse. Sì, ma sai che hai avuto una brillantissima idea? Oh, sì, mi sembra di morire, non sono mai stata capace di dire bugie in vita mia. Non te la cavi affatto male, cara. Etty, perché non va a darsi una pettinata? Vorrei parlare con Hilary un momento. Oh, sì? E se trovasse Victor, cerchi di tenerlo lontano per un po'. E cara, cerca di non preoccuparti, è tutto così stupendamente romantico e io ne sono esclusa. Mi iscriverò all'associazione Cuori Solitari. Vieni qui. No, e tu rimani dove stai. Perché? Perché non penso chiaramente quando sono vicino a te. Che vuoi dire? Sai benissimo che voglio dire.
Ricordi di avermi detto anche tu, là dentro? Hilary, io non resisto più. So che è colpa mia. Ho insistito io a venire qui. Ma ora so che lui sa. E lui sa che io so che lui sa. Etty lo sa. Sappiamo tutti che lo sappiamo. È come un segreto militare che tutti quanti sanno. Come il giorno prima dell'invasione in Normandia. Ebbene, all'inferno il segreto. Cosa vuoi dire? Parlerò con lui. Oh, no, non devi. Lo hai promesso. Beh, sto pensando di rompere la promessa. Oh, Charles, caro, devi pensare a me. Non ho pensato a nessun altro. No, resta dove stai. Ascolta, Victor sa tutto, no? Sì. Ti sembra irritato? Ti sembra geloso? Ti sembra che gli interessi come finirà? Beh, naturalmente gli interessa, solo non è un tipo molto geloso, ecco tutto. Nella sua posizione dovrebbe essere geloso, solo non credo che gli interessi. Sì, dovrebbe essere un pochettino geloso, hai ragione. Sai, Etty gli ha chiesto se ha considerato l'eventualità che io fuga con te. E sai che cosa ha risposto? Cosa? Ha risposto che sarebbe stato un peccato. Un peccato! Che ti dicevo? Come fai a pensare che se gli interessasse mi avrebbe invitato a venire qui? Andiamo. A meno che non sia un pazzoide. No, no, è lucidissimo. Può darsi che questo sia il suo modo di dire. Va bene, capisco. Non dobbiamo parlarne o discuterne. Purché tu resti qui con me. Ecco tutto. Lo pensi veramente questo? Oh, caro, mi sento così confusa che non so più cosa pensare. Ebbene, io so che cosa penso. Io penso che se tu mi ami, io posso farti felice. Senza far troppo dispiacere a Victor, potresti divorziare e sposarmi. Beh, forse tu non comprendi bene gli uomini inglesi. E chi li capisce? Le donne inglesi. Tesoro, stiamo perdendo tempo. Allora baciami. Da qui? E come faccio? Allora vieni qui. Ma mi hai detto tu di non farlo. Ho cambiato parere. D'accordo, vuol dire che accetti di sposarmi? No, Charles, no, Charles, non capisci. Aspetterò che tu vada a letto e gli parlerò. Potrebbe immaginare quello che gli vuoi dire e per impedirtelo andrà a letto anche lui. No, farò in modo che non ci vada. E se tutto va come penso, rimarrò qui stasera e domattina ne parleremo tutti insieme. Se Victor farà il difficile, io tornerò a Londra, cambierò i miei programmi e farò in modo di restare in Inghilterra tutta l'estate. Sei sempre così stupendamente deciso. Vedo che sono innamorata di te. Oh, Hilary, io potrei darti una vita così felice. Beh, io vivevo una vita felice finché non sei arrivato tu. Oh, Charles, mi sembra quasi di impazzire. Ah, non sarebbe meraviglioso perdere improvvisamente la ragione e andarsene. Qualcuno la ritroverebbe e quando tu te ne sarai andato io sarò in condizione di usarla di nuovo, andrei a riprendermela. Dritto dentro, Sandra, porta qui la valigia. Una di queste dovrebbe aprirla. Oh! Sì. Ti dice che è stanca, cara. Anche tu, forse, dopo una settimana a Londra. Non è stata una settimana, ma 4 giorni. Beh, Charles, se loro vanno a letto, potremmo farci una partita a biliardo. È ancora presto, vi andrebbe? Sì, ma non conosco il vostro sistema di gioco. Neanche io lo conosco troppo bene, ma lo ricostruiremo giocando. Beh, forse Charles non vuole giocare. Allora perché non ce ne andiamo tutti quanti a letto? No, no, mi piace giocare. Bene. Grazie, Seller. Portala qui. Ah, sembra pesante, vero? Pesante. Prova una di queste, Seller. Beh, non sarebbe facile metterci un cadavere, a meno che non fosse tagliato a pezzi. Via, Etty, non essere macabra. Diciamo allora smembrato. Adesso è ancora peggio. Per questo forse lo dicono sempre sui giornali. Seller, prova di sopra, può riuscirti più facile. Oh, prima d'aprirla, nel caso ci fosse qualcosa di bello, chi se la prende? Dovremmo tirare a sorte, non vi pare? E di chi l'ha trovata? O forse è come il vaso di Pandora e non dovremmo aprirla affatto. Ah, ecco. E di chi l'ha trovata, cara? O forse dovremmo tirarla a sorte. Vediamo, c'è niente altro? Io lo chiamo giro e lei effetto, vero? È come se parlassimo due lingue diverse. Gli inglesi e americani non si trovano mai d'accordo. No, qualche volta non è così. Noi due sembriamo non essere d'accordo su niente. L'unico motivo per cui lei rifiuta di fare un duello con me è perché lo trova troppo inconsueto. Ma non lo è, sa. È stato accettato fin dal secolo di Davide e Golia. Nel XX secolo non è soltanto inconsueto, è inaudito. Sciocchezze, si fa continuamente. Cos'è la guerra fredda se non un duello? La lotta politica fra i partiti, le imprese concorrenti, le ditte rivali, le relazioni umane, la Coppa Davis sono tutte forme di duello.
Perfino la pesca. Un salmone da 10 kg all'estremità della lenza rappresenta un terribile duello. Ma lei mi chiede di cercare di ucciderla, per me è mostruoso. Lei mi chiede di cederle mia moglie, io trovo questo mostruoso. E mi rifiuto di discutere o accettare il divorzio finché lei non acceda alla mia sfida di battersi a duello con me. Perché? Perché io sono pronto a difendere il mio... Non tema, non dirò il mio onore. Ma qualcosa per me è più importante. Sono pronto a difendere la mia casa e la mia felicità. È un duello, benché lo ammetto, un po' drammatico, mi sembra il modo più soddisfacente e decisivo per risolvere tutto. Dell'altro brandy? No, grazie. Beh, ammettendo che io mi rifiuti. Farò sapere a Hilary che io l'ho sfidata e lei le spiegherà perché non ha accettato. Immagino che le dispiacerà che non è disposto a battersi per lei. È una minaccia o una promessa? Un ricatto, secondo me. Bene. Sciabola o pistola? Un duello alla pistola è meno faticoso. Dirò a Sellers di organizzarlo. Credo che ora accetterò quel brandy. Mi fa piacere. Immagino che domani tu vorrai che io inviti Victor a una lunga passeggiata per restare sola con Charles, vero? Sì, per favore. Per dirvi addio o arrivederci? Non lo so. Onestamente non lo so. È davvero terribile confessarlo, ma onestamente non lo so. Non posso assolutamente garantire quello che farò né come mi comporterò. Questo ti scandalizza? Beh, conoscendoti, sì, cara. O piuttosto, mi sorprende. Tu non sei come me, che sono così fin da quando avevo 11 anni. Bella! Penso sia meglio che mi metta gli occhiali. Senz'altro, milord. Dove sono? Nella mia giacca. Sta cercando qualcosa, signore? Cerco il mio brandy, Seller. Ah, ce l'hai, signor Conte, è nella galleria. Oh. Glielo prendo se crede di averne bisogno. No, no, non si scomodi, è meglio che ne faccia a meno. È stato fortunato a vincere la conta. Quella Luger è migliore della calibro 9 che è toccata al signor Conte. Davvero? Beh, auguri, signore. Grazie. Dato che sono anche il padrino del signor Conte, naturalmente farò gli auguri anche a lui. Naturalmente. Auguri, milord. Grazie, Stella. Signori, siete ambedue al corrente della procedura? Ripeterò gli ultimi particolari ancora una volta. Ognuno farà 15 passi, si girerà e io dirò: attenti, fuoco. Ripeto, attenti, fuoco. Se uno di voi spara prima che io dica fuoco, verrà giudicato per omicidio. Nessuna domanda? Molto bene, in posizione, palle a palle. Pronti? 15 passi. Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Girarsi! Attenti! Fuoco! Così sta. Forse Victor ha da tracciarsi un sigaro esplosivo. Oh, andiamo. Non riesco a capire. Quest'ordigno deve spostare a sinistra. Sellers, che stai facendo? Telefono al dottore, milord. Bene, non farlo, metti giù il telefono. Sellers, portami un brandy doppio, per favore. Domando scusa, Charles. Porta a tutti e due un doppio brandy. Grazie. Mi permette di bere uno anch'io, milord. Mi sento un po' debole. Non ti ho colpito, vero, Sellers? No, lei ha colpito il busto di marmo di Giorgio IV in fondo alla galleria. Mi perdoni, ma insisto perché chiami il dottore. Non può starsene con una pallottola in corpo a bere brandy. Forse adesso non le fa male, ma fra un po' le darà noia. Ne sono certo, ma chiamarlo al telefono sarebbe un errore. Preferisco non farlo. Qual è il numero? Non glielo dico. Il centralino registra tutte le telefonate che si fanno. Signore? Grazie. Grazie, Sellers. Grazie. Vuoi pulire le pistole? Temo di non poterlo fare io. Molto bene, mi scusi, signore. Oh! Oh! Che cosa è accaduto? Hanno tutti gli occhiali. Sellers, che cosa ti è successo? Proprio nulla, milady. Ascolta, Sellers. Sellers, nessuno ti farà del male. Non aver paura, siamo tutti amici qui. Victor, non puoi fare qualcosa? Cara, sei caduta in un equivoco. Lui vuole solo pulirle. Che
Che cosa hai fatto al tuo braccio? Fammi vedere. Ma che è accaduto qui? Mi sono battuto con Charles e l'ho mancato. Un duello? Non essere ridicolo, andiamo. Non sono affatto ridicolo, è la pura verità. Tu e Charles vi siete battuti? Sì, a duello. Ma Victor, devi essere impazzito, un duello. Non ho mai sentito nulla di più assurdo al mondo. Tu sei il conte di Ryan, non il conte di Montecristo. Eddie, telefono al dottore, il numero è 29. Oh, Salas, ti domando scusa. Ma non c'è di che, milady. Uno sbaglio naturalissimo. Vuole fare? No, Eddie, non lo fare. Se lo chiami per telefono, il centralino lo registra e domani mattina l'intero paese lo saprà. E domani sera i giornali lo riporteranno. Bisogna andarlo a prendere. Vado io. È il meno che possa fare. E poi non si dovrebbe fare un duello senza dottore. Nei film è sempre quello con la valigetta e senza la barba. Dove abita? In paese, dallo stesso lato della chiesa. C'è un albero di magnolia in giardino e una targa di ottone al cancello. Non può tagliarsi. Ma come trovo il paese? Ma questo è un po' difficile. Io sono a strada, l'accompagno. Vado a mettermi qualcosa addosso. Ah. Hai un'aria così romantica. Sei sicuro di sentirti bene? Perfettamente. Davvero? Davvero. Dovremmo dire al dottore di mandare un'ambulanza? No, ma farai bene a spiegargli che è una ferita leggera, niente di grave. Ma come dirò che è accaduto? Digli che il mio maggiordomo, che è molto nervoso, mi ha scambiato per un ladro e mi ha sparato. Non ti dispiace, vero, Stella? Affatto, milord, niente affatto. Sei intelligente, pensi a tutto, tu. Mi aspetti qui, Charles, la chiamerò appena pronta. Victor non vuole che si telefoni al dottore, io e Charles andiamo a prenderlo. Va bene, ma fate presto, mi raccomando. Ho sentito un terribile fracasso insieme al colpo. Sei stato tu cadendo? No, quello era Giorgio IV che io ho scambiato per Charles. Hai ferite da nessun'altra parte? No, cara. Ti faccio male? No, tesoro. Non abbiamo più bisogno di te. E grazie per la tua assistenza. Oh, no. Stellar ha fatto da padrino a tutti e due e ha diretto la cosa ammirabilmente. Stellar, porta la portiera da casa, per favore. Molto bene, milady. Suppongo che io abbia torto quanto lui, ma non avevo alternativa. Ho cercato di convincerlo, ma lui non ha fatto che ripropormi la sfida e mi ha promesso che avremmo discusso tutto dopo il duello. Ma se uno di voi fosse rimasto ucciso, o tutti e due? Precisamente, è inutile discutere prima, quindi. Perché non lo hai mancato? Lui l'ha fatto. Beh, l'ho quasi mancato. No, non sarebbe valso a nulla. Secondo le regole di Sellars, si incomincia a 30 passi. Se entrambi sbagliano, ci si avvicina di 5 passi e si spara di nuovo. Sono ammesse 3 prove, come al tiro a segno, solo che ci si avvicina ogni volta. Regole di Sellars. Charles! Sto aspettando! Ritorno subito. Il corridoio era abbastanza lungo, ma stavamo un po' stretti. Potevamo anche andare di fuori, ma io non volevo tenere Sellars in piedi fino a domattina. E poi saremmo arrivati all'alba ubriachi. Ecco, milord. Cosa diamine hai lì, Sellars? Lo champagne che il signor Conte ha ordinato. Ah, grazie, Sellars. Aprilo, ti prego. Quando hai ordinato lo champagne? Quando ho ordinato, Sellars? Questo pomeriggio, milord. Perché? Pensavo che avrebbe fatto comodo. Abbiamo qualcosa da celebrare? Pensavo che avremmo avuto sete. L'ho preso dal droghiere, spero sia buono. Lo avrai messo in conto a me? Ti rifonderò. L'hai comprato per fare la pace, vero? Tu hai il grande dono di scegliere le parole esatte. Milady? Grazie, Sellars. Grazie, Seller. Prendine un bicchiere anche tu. Oh, no, grazie, milord. No, ora che ho servito al signor Conte la bottiglia fredda, andrò a prendere la borsa calda. Non sei in collera con me? Oh, no, non sono in collera. Ma dovresti vedere un dottore. Ma certo che vedrò un dottore. No, non lui, voglio dire uno specialista. Sicuro, uno specialista di malattie mentali. Ti rendi conto che potrei essere ucciso? O inabilitato per sempre? O messo in prigione per omicidio? Non sei lusingata che abbia rischiato tanto per te. Adesso dove vai? A mettermi qualcosa addosso. Bene, la prendo io. No, devo fare qualche altra cosa. Pensavo che tu fossi una persona intelligente e civile e ti comporti come un barbaro. Senti, Victor, lo so che non mi sono comportata bene, ma lascia che cerchi di spiegarti che cosa mi è accaduto. Lo so che ti è accaduto, ti sei innamorata. Nell'ultima settimana mi sono comportata come una schizofrenica, come se avessi avuto due teste o quasi. Due bellissime teste. Su. Metti questa. Aiutami tu. Sì, caro. Sai, una delle mie teste è colpita dal mio comportamento. L'altra lo approva. Due dei miei occhi sono stregati, abbagliati e così felici. Gli altri due sono pieni di lacrime. E non posso spiegarli in nessun altro modo e non pretendo che tu comprenda. Ma certo che comprendo e ti sono grato perché non dici è stato qualcosa più forte di me. Bene, se vuoi la verità pure e semplice, invece è proprio così. Non che sembri importarti molto, comunque. Come fai a dir questo? Beh, da quanto mi ha detto Etty, sei stato solo capace di dire che sarebbe stato un peccato. No, ho detto che sarebbe stato un peccato se tu fossi fuggita con Charles. Non riesco a vederti nella cosiddetta società internazionale. Non sei il tipo che circolasse Moritz, Nassau e Palm Beach. Tu
tu sei inglese e hai bisogno della pioggia sottile e del dolce vento inglese. E di un nido di petirossi nei capelli. Porteresti sempre gli occhiali da sole e nessuno vedrebbe il colore dei tuoi occhi. Sarebbe un vero peccato. E chi è che mi prepara questo tipo di vita? Beh, Charles, no? Così, ma no? Come devo fare? Il braccio. Ah, grazie. Almeno avresti anche una cameriera o anche due per farti le valigie. Ed è quello l'unico motivo per cui pensi sia un peccato? Ah, certamente no, potrei pensare a migliaia di motivi. Ma nessuno dal tuo punto di vista. Ah, sì, certo, ma non parliamo di questo. Perché no? Perché adesso non è il momento. Diciamo che mi seccherebbe dormire da solo e dover scrivere io gli auguri di Natale. Vedi, sembri trascurare il fatto che se tu non avessi invitato qui Charles per il weekend, io gli avrei già detto addio e la cosa sarebbe finita e compiuta per sempre. Compiuta e non finita, è diverso, una situazione insoddisfacente per tutti gli interessati. E tu credi di aver salvato tutti facendoti ferire in un duello? No, no, ma il duello era parte essenziale del mio sforzo per salvare il nostro matrimonio. Oh, sono un po' confusa. Dal modo con cui parlavi, pensavo che tu fossi pronta a partire in quarta per il divorzio. Ma chi ha mai parlato di divorzio? Non l'ho mai nominato, non mi piace il divorzio. Ti assicuro che è l'ultima cosa alla quale penserei. Oh, che atteggiamento tutto maschile. E non penso che il matrimonio sia solo una relazione da troncare quando la parte fisica diventa noiosa o fastidiosa per una delle parti. Oh, non è mai stata noiosa o fastidiosa, almeno non per me. E non dire per una delle parti, sembra che parli di un contratto. Quando due persone si fanno una promessa, che altro può essere? Tu hai promesso di essere fedele e hai rotto la promessa. Dovrei rispondere rompendo la mia? Apparterrete l'uno all'altro da oggi in poi nel bene e nel male. Questo momento capita sotto il titolo Il male. E il provvedimento usuale è di dire bene. La parte buona è finita, ora siamo a quella cattiva. Allora addio mia cara, grazie infinite, è stato molto bello. Prenditi il tuo amico, io la mia libertà e dimentichiamo il passato. Penso che sia uno sbaglio. Se la tua amante ti è infedele deve essere scartata. Se lo è tua moglie, trattala con simpatia. Con simpatia? Vuoi dire aiutata e protetta? Voglio dire amata e veteggiata. A meno che non sia di natura promiscua. In tal caso la situazione è incontrollabile e senza speranza. Io non sono di natura promiscua, non mi era mai accaduto prima. Non ho detto che lo sei e so che è vero. A te è accaduto? Io oppongo. Opposizione respinta. Come posso sapere se tu non sei promiscuo e che non mi hai mai tradito con altre donne? Lo stesso come sai che odio la mostarda e andare all'opera, perché viviamo insieme da 12 anni. Chissà perché dire vivere insieme sembra più divertente che dire essere sposati da 12 anni. La borsa dell'acqua calda, milady. Grazie, Taylor. Mettila qui, per favore. Mi dispiace che non abbiamo avuto, come dire, una vittoria, milord. A me dispiace di averti tenuto sveglio. Grazie, Taylor. No, 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 sono io che devo ringraziarla. Ho imparato tante cose questa sera. Cosa hai imparato, Taylor? Fra l'altro che il mio romanzo non vale nulla, milady. Ma no. Infatti sto andando a stracciarlo. Non è fedele alla realtà. Chi può dire cos'è fedele alla realtà? Dove ero rimasto? In posizione scabrosa. Ah, sì, e ci stavo molto scomodo. Trovo che il ruolo del marito compiacente sia disgustoso e di quello geloso ridicolo. E purtroppo li ho assunti tutti e due. Sei geloso? Molto. Sarei piuttosto delusa se non lo fossi. Allora dovresti essere lusingata. Sì, lo sono e ti ringrazio. Sei proprio sicuro d'essere geloso? Sì, cara, più che sicuro. Perché? Mi chiedevo se non fosse solo un senso di possesso che si è risvegliato in te, rinunziare a qualcosa che ti appartiene. Vuoi dire come il contenuto di una valigia? No, è un po' più di questo. Dov'è? Dov'è cosa? Sai benissimo che cosa, andiamo, dimmi subito dov'è. Non ho idea di che cosa tu stia parlando. Stiamo parlando del contenuto di una certa valigia. Ah, ma era solo, come stavo dicendo, un modo di esprimersi. Oh. Ma sì, davvero, mia cara. Immagino che non dovrei chiamarti mia cara, vero? Beh, anche questo è diventato un modo di dire. Sarà meglio che prenda dell'altro champagne, il braccio comincia a farmi male. Se la senti di camminare? Sì, grazie. Prenditi lo champagne e poi ti metterò a letto. A parte il fatto che sono tuo marito, ma nelle attuali circostanze lo trovo un suggerimento molto poco adatto. Tu puoi aver detto parecchie cose giuste stasera, ma hai detto anche un sacco di sciocchezze, sai? A proposito, pensi che a me piace coltivare funghi? Pensi che mi piace vivere in poche camere di un'enorme casa umida e fredda? E poi guarda che ti sbagli sulla vita di società. Sono certa che l'adorerei. Ho sempre desiderato fare vita sociale. Farei lo sci acquatico e la caccia alle anitre, invece del passatempo inglese di combattere il pranzo con la cena. Sarebbe bello anche per i bambini, non trovi? E poi dovresti capire che è piuttosto allettante. Oh, sì, certo. L'erba del vicino è sempre più verde. È un fatto noto. Dovresti rifletterci attentamente. L'ho fatto. Forse lo sto ancora facendo. Se è questo che vuoi, farò meglio a ripensarci.
Ciò che non capisco è perché dovevi batterti a duello. Per rendere il mio ruolo di marito compiacente un po' meno ignobile, credo sia parola. E per ricordarti che ho molto affetto per te. Potevo scriverti o mandarti dei fiori, ma pensavo che un duello fosse lo scontrino migliore. Lo scontrino migliore? Per dove? Per il cimitero? No, per il deposito bagagli. Oh, scazzitto! Non mi hai ancora detto dov'è. Ma dov'è cosa? E che sarebbe accaduto se avessi ucciso Charles? E cosa credi che avrei fatto? Cara, ho una mira perfetta, anche con la rivoltella. Sì, va bene, ma questo cosa prova? Ovviamente nulla ancora. Quindi propongo che noi dichiariamo una specie di moratoria. Cosa vuoi dire? Un armistizio, una tregua, chiamala come vuoi. Fai quello che ti senti. Se decidi di andare via con lui, dovrò aspettare qui fino a che ritornerai. E saresti disposta a farlo? Sì. Per quanto tempo? Per tutto il tempo necessario. Ah, vedo. Cioè finché mi tolgo quell'uomo dalla testa, è questa l'idea? Lasciando che se ne vada definitivamente per la sua strada. E spero proprio che lo farai, quel maledetto. Vada a fare il turista da un'altra parte. Vuoi dire che tu saresti disposta a prestarmi ad un altro uomo allo scopo di farmelo togliere dalla mente? Ma scusa, che altra scelta ho? Per quanto possa scandalizzarti, è la strada più sicura. Per tornare dove eravamo? Per tornare dove eravamo. Tu devi amarmi proprio immensamente. Ti amo, ti stimo e mi piaci. Allora non hai intenzione di riprendermi adesso? No, non in questa circostanza. Sei troppo bella per averti solo come governante. Ma tu che farai per tutto il tempo che io sarò via? Cancellerò i giorni sul calendario, sperando che tu abbia tempo creativo e che Charles ti stia dando sui nervi. Beh, questo non è troppo gentile. Mi sento geloso, indignato e infelice, ma certo non gentile. Ma vedi, il matrimonio non è come un piatto di antipasti, non puoi prendere solo ciò che ti piace, o tutto o nulla. Bene, è deciso allora. Mi dispiace che ti sia ferito, ti fa molto male? Sì, sì, un poco, adesso. Allora, non vuoi darmi un bacio di addio? Mm? Ah, beh già, naturalmente, secondo te non possiamo sapere se sarà un addio o un arrivederci, vero? Il dottore verrà qui con la macchina appena vestito. Come ti sente ora? Charles, Hillary e io abbiamo parlato a lungo e io ho deciso... No, caro, io ho deciso. Charles, l'idea di Victor è che io dovrei venire via con te per qualche mese, dopodiché spera che io ritorni da lui. Essendoti stancata di me. Esattamente. Tu andiamo, non mi sono espresso così brutalmente, no? Sono sicuro di sì. Ma allora qual è stato lo scopo del duello? Beh, era troppo piccolo per scrivermi una lettera e troppo avaro per mandarmi dei fiori. Mi dispiace, ma non capisco. No, ma l'importante è che capisca io. Non credo che ti stancherai e comunque sono pronto a correre i rischi. Davvero, Charlie? Certo. Dici davvero? Victor, ti ricordi di Beulah? Non dirmi che si è caduta di nuovo. Va bene, chi è Beulah e che c'entra in tutto questo? Beulah è una bambola che Emma ama la follia da tanti anni. Si può subito dire quanto è adorata una bambola dal suo stato di decadimento. E Beulah è storpiata, quasi calva, e durante il corso degli anni ha avuto sempre disturbi agli occhi. Ebbene, a Natale dello scorso anno, Emma ha avuto in regalo una bambola che ha chiamato Angela. Angela aveva i capelli rossi con una bella permanente e caricandola dietro la schiena poteva recitare Oro ho voglia di dormire quando veniva messa a letto. Era molto, molto bella. E accade l'inevitabile. Beh, più o meno 6 mesi fa Emma dovette togliersi le tonsille. Mentre entrava in macchina per andare in ospedale, stretta all'amata Angela, si fermò improvvisamente e disse: «Dov'è Beulah?» E si rifiutò di andare senza di lei. Ricordi, Victor? Cercammo per ore, finché non trovammo Beulah. Era stracciata, piena di muffe e coperta di formiche. La immergemmo nel disinfettante, la avvolgemmo in uno straccio, le mettemmo una targhetta con scritto pronto soccorso ed Emma smise di piangere. È una storia banale, piuttosto triste, che deve essere accaduta a centinaia di bambini e mi dispiace di averla ripetuta perché alla mia età dovrei essere più saggia. E che cosa accadde ad Angela? Mi vergogna dirlo, ma fu lasciata da parte, faccia in giù sulla ghiaia. Se questa storia dovesse illustrare le tue intenzioni, ti devo avvertire che non ho voglia di essere immerso nel disinfettante. Bene, penso che tirerò sulla faccia della ghiaia e me ne andrò dalla stessa porta dalla quale sono entrato. Ti chiedo scusa, Charles. Mi dispiace tanto.
Ma quando ho visto Victor con quella ferita ho capito tutto ad un tratto che... Non ho capito, ma ricordato che gli voglio tanto bene. E l'avevo dimenticato per una settimana. Dovresti scrivertelo nell'elenco della spesa. E ho la netta impressione di non volerlo lasciare. Né per 3 mesi, né per 3 giorni e nemmeno per 3 ore. Ecco tutto. Beh, aveva ragione lei, no? E me lo ha dimostrato. Su che cosa? Sul duello e sul numero dei divorzi. Non si può abbandonare un marito che si è battuto ed è stato ferito per te. No. Lo sapevo. Perché l'ho colpita? Perché sono stato così stupido da farmi convincere? Un momento. Mi dispiace se dicessi 2 parole a Sellers? Oh, no, no, fa pure. Ma di che cosa vuoi parlare con Sellers? Lo saprete fra 1 minuto o 2. Ma non è un po' tardi, sarà andata a dormire. Su, che sei troppo eccitato per poter dormire. Sì, ma lo abbiamo già tenuto in piedi abbastanza, no, cara. No, è ancora sveglio, sta distruggendo il suo romanzo. Ha suonato, milord? Oh, perdoni il mio abbigliamento, milady. Posso? Avanti, spari. Sparare, devo avvertirla, è la parola magica. Sellers, il suo nome di battesimo? È Trevor, signore. Ah, pensavo che potesse essere Bill, come Pecos Bill. Dove ha imparato a tirare con la pistola? Sotto le armi, nella scuola addestramento armi portatili. L'hanno addestrata bene, è un bravo tiratore. Ma di che cosa stai parlando? Vuol dirlo alla signora contessa, Sellers? O lei, Victor? O devo farlo io? Andiamo, Sellers, racconta che cosa è accaduto. Ebbene, il signor Conte prevedeva le intenzioni del signor Delacroix. Di che cosa stai parlando? Quali intenzioni? Che avrebbe mirato in modo da non colpire il signor Conte. E pensavamo che, data la tensione, non se ne sarebbe accorto. Beh, ho sparato dal fianco. Con questo vorresti dire che... Che ho sparato io al signor Conte? Sì, milady, dietro sue istruzioni, naturalmente. Bel tipo di padrino, davvero. Potrei reclamare e pretendere una replica. Victor, rispondi, è vero? Ebbene sì, cara, ma io ho sempre pensato che il lieto fine giustifichi i mezzi. Oh, io che trovavo tutto quanto così romantico e te così coraggioso. Ebbene, lo sono. Tu non hai visto come sparava Sellers stamattina in allenamento, mia cara. Qual è stato il tuo migliore risultato? 3 vasi da fiori su 5, milord. Ecco, hai visto? Posso ritirarmi, milady? Sì, grazie, Sellers. Buonanotte. Buonanotte, milady. Buonanotte, milord. Buonanotte, signore. Victor, caro, ti senti bene adesso? No. Tu hai preso quella pelliccia? Me l'ha data una persona? E perché? Su, avanti, rispondimi, dimmi perché. Per farmi stare calda, suppongo. Dimmi chi te l'ha data. Morivo dalla voglia di mostrartela. Non sei gelosa, vero, cara? Sai che ti dico, per 1 minuto secondo lo sono stata. Devo confessartelo. Non ti do torto, non è un colore incantevole. Toglitela. Vuoi provartela addosso? L'ho già provata, toglitela! Attenta al mio braccio, oh, no, davvero, non posso, cara, non sono molto... Ma mi interessa, toglitela! Te la farò provare domani! Ho detto, toglitela! Prego! E va bene, allora conterò fino a 3! 1, 2... Come si fa a sparare? No! Ah, ho capito, così. Così va bene. Ora esci per l'ultima volta. Via quella pelliccia. Suppongo che questo sia quello che generalmente chiamano rimetterci la pelle. Caro Charles, confesso che è la più bella pelliccia che abbia mai visto, ma temo che debba restituirla. Sto freddo! Allora è meglio che se la rimetta immediatamente. Grazie, Charles, non è magnifica. Finalmente ho un visone, chi l'avrebbe mai detto? Oh, Hilary, cara, ti stava a meraviglia. Ne sono più che certo. Non ti nascondo che mi piaceva molto, ma è un po' troppo per una governante avere il visone. Come sarebbe governante? È la mia qualifica qui per un certo tempo. Bene, allora dammi quella. Grazie, Sellers. Grazie a lei, signora. Arrivederci, signora Durant. Salve! Arrivederci, Hilary. E grazie per il delizioso weekend. Addio, Charles. Addio, Hilary. Addio, Charles, Victor. Ciao, cara. Bye, bye! Salve! E... Eccoli! Ehi! Ciao, mamma! Ciao, amore mio! Oh, caro! Che è stato abbracciato? Ah, niente, si è sfogato la palla. To safely home of England, how beautiful they stand. To prove the upper classes have still the upper hand. So the fact that they have to be rebuilt and frequently mortgaged to the hilt is inclined to take the guilt of the gingerbread and certainly dance the fun of the eldest son. But still we won't be beaten, we'll scrimp and screw and save. The playing fields of Leighton have made us frankly brave. And so if the Van Dykes have to go and we pawn the bed.